17 giugno 2001. L'urlo tenuto in gola 18 anni può finalmente esplodere. È scudetto, meritato dopo un campionato visto sempre dall'alto, sofferto come nella tradizione della storia giallorossa, esaltante con il record assoluto di 75 punti, una corsa folle per rendere vana la rimonta di Juve e Lazio. Ora la gente di Roma canta, si abbraccia, piange per sfogare la tensione accumulata nelle ultime settimane. Un'ansia che ha attanagliato la squadra nei primi minuti della partita, col Parma per nulla intimorito dal ruggito degli 80.000 dell'Olimpico e dal mare di bandiere giallorosse. Ma dopo un paio di assalti andati a vuoto e con la Juve subito in vantaggio, arriva al 19esimo il gol che sblocca uno 0-0 che poteva diventare minato. Assist di Candelà e botta di Totti, imprendibile anche per Buffon, con Battistuta piazzato alle spalle dei difensori gialloblu. Una corsa così, sotto la sud, deve essere proprio il massimo della vita per il capitano romanista, che festeggia anche il record personale di reti, ben 13. Almeida ha ancora globuli bianco-azzurri nel sangue e non ci sta a consegnare lo scudetto ai rivali di un tempo. Ci prova anche un altro ex laziale come Di Vaio a spaventare l'Olimpico e serve il miglior Samuel. La Roma allora preme per chiudere in fretta la partita della storia. Buffon risponde con prontezza a un colpo di testa di Battistuta e subito dopo un tiro sporco dell'argentino sta per trasformarsi in un assist d'oro per Montella. Ma a 6 minuti dal riposo arriva il raddoppio. L'azione parte da un'intuizione di Emerson, anche oggi indispensabile. Battistuta si fa tutto d'un fiato la metà campo avversaria e chiama Buffon all'ennesima respinta, ma a rimorchio arriva Montella che di prima spedisce in rete per il 13esimo aeroplanino stagionale con atterraggio trionfale sotto la sud. Il Parma comunque non è venuto a Roma per prendere il sole ed è subito pericoloso con Milosevic. Provvidenziale Antonioli, l'unico romanista che può già vantare 2 scudetti in Italia. Dall'altra parte c'è però Buffon, applauditissimo dal pubblico di casa insieme a Cannavaro, che si diverte a respingere tutti i tiri di Battistuta a caccia del gol numero 20, sia in chiusura del primo tempo che in apertura di ripresa. Altro brivido per Antonioli dopo un buco di Samuel. Di Vaio prova a abissare il diagonale vincente dell'andata, ma senza fortuna. E al 13esimo arriverebbe anche il 3-0. Totti lancia Battistuta che prolunga per Montella. Il numero 9 esce vincente da un contrasto e supera Buffon con un destro a girare. L'Olimpico esplode e dopo un minuto di feste ci si accorge che c'è Braschi a colloquio col guardaline Mitro, che aveva segnalato un fuorigioco sfuggito ai più. Si passa così dallo scudetto già festeggiato a mezz'ora abbondante tutta da giocare, col rischio dell'imponderabile. Ma Battistuta non sente ragioni e vuole a tutti i costi firmare l'ultimo gol dell'anno di grazia 2001. E dopo l'ennesima respinta di Buffon, al 33esimo c'è il 3-0 e stavolta regolare. Adesso è veramente fatta. Adesso non c'è più spazio nemmeno per le scaramanzie e i fantasmi accumulati negli ultimi giorni di attesa. La Roma può festeggiare il terzo scudetto e quasi nessuno si accorge del gol del 3-1 di Di Vaio. Purtroppo però saltano per colpa di un migliaio di tifosi, insultati dal resto dello stadio, i buoni propositi della vigilia. Arriva inesorabile l'invasione a 5 minuti dalla fine, che lascia in mutande i giocatori. Capello è molto più energico dei celerini presenti a bordo campo nel ricacciare fuori gli invasori e dopo 13 minuti si può ricominciare per l'ultimo scampolo di campionato, quello dello scudetto numero 3. E adesso la grande festa giallorossa può cominciare e dopo 18 anni di... C'è la nostra Giorgia... 7 giorni in più di lavori forzati per il Verona, non bocciato come Bari, Napoli e Vicenza, ma rimandato allo spareggio con la Regina in un doppio confronto giovedì 21 e domenica 24 giugno. Non basta quindi la terza vittoria consecutiva per il Verona.